Dopo le mie vicissitudini, oggi ho sì. ripreso con il mio... Salve, per fortuna al referendum ha vinto chi voleva che rimanesse la Costituzione italiana, che all'articolo 9, praticamente, lecita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio il patrimonio storico e artistico della nazione. È una puntata eh, autoreferenziale questa qui di Dillo de Ruvo, cioè come se lo avessi detto a me stesso, perché fino a 20 anni fa, eh, prima di lavorare nella comunicazione, lavoravo nella, nello spettacolo, sono stato presidente di un consorzio nazionale dello spettacolo, prima regionale, poi nazionale. Negli anni Ottanta si viveva un clima eh, diverso, mm, io riuscì a convincere molti operatori culturali eh, della regione, di teatro, di cinema, di audiovisivi, di eh, librerie, di arti visive, eccetera, a diventare cooperative, a diventare imprese nella, nella cultura, non solo per riuscire anche a stabilizzare, tutti coloro che riuscivano ad aggregare, tutti i collaboratori, gli artisti, eccetera, ma anche per riuscire a fare in modo che non fosse estemporanea questa loro apparizione, ma fosse stabile, cioè un'impresa, un'impresa nel settore della cultura. E sviluppammo tutta una serie di bellissimi progetti legandoli anche alla valorizzazione appunto dei beni culturali. Dieci anni al castello Svevo di Bari, e, e, e Ferdinando Pinto eh, con i, i suoi pavarotti, Nurejev, Frank Sinatra, Laia Zambinelli, eccetera, faceva eh, giugno e luglio Festival Castello e noi facevamo agosto e settembre Invito a Corte per dieci anni, rassegne nelle piazze, nei castelli di Puglio, qui portato <coughs> un bel po' di materiale, eccetera e dove eh, esistevano oh, delle esperienze, di, eh, tutte quelle che ancora oggi in qualche modo a fatica eh, resistono, e parlo dell'Abeliano, parlo del Kismet, parlo dell'Anonima GR, ma parlo anche della Libreria Cooperativa, del Crest di Taranto, del canzoniere grecanico salentino, eh, le orchestre dirette da Paolo Lepore, che poi vi dirò. ...perché lo cito Paolo Lepore... ...erano delle realtà imprenditoriali... Facciamo delle cose eh, veramente meravigliose... ...per poi fare addirittura... ...l'itinerario turistico-culturali... ...e io quest'anno ho perso i miei due amici... ...con cui avevo collaborato... ...parlo di Giorgio Albertazzi... ...parlo di Dario Fo, ...che gestì anche insieme a lui... ...teatri a Verona eccetera... ...insomma era una, era una situazione... Bella, bella, ricca di esperienze, di, di gente che lavorava con eh, felicità. Purtroppo successivamente tutto questo è cambiato. Oggi eh, la cultura va a ramengo. Pochi soldi, poche iniziative, quelle poche iniziative che si fanno sono oggettivamente... Eh, trascurate dall'attenzione della politica, non della gente, perché per fortuna ancora la gente ha bisogno di, di parlare, di confrontarsi, di sapere, di istruirsi, di arricchirsi anche con eh, lo, lo spettacolo e la cultura. Questa gente eh, chiede dei cambiamenti. L'ultima esperienza purtroppo delle amministrazioni comunali, per esempio a Bari, eh, fu addirittura eliminato l'assessorato alla cultura, così come eh, anche alla la regione, in regione non esiste l'assessorato alla cultura, io so che il vicepresidente del Consiglio regionale, Nunziante, aveva chiesto che ci fosse una delega precisa all'assessorato alla cultura, purtroppo non c'è, la, la cultura insieme al turismo, insieme alle attività produttive, è gestita da... Eh, Loredana Capone, che è la vicepresidente della, della Giunta regionale. Quindi non c'è questa attenzione mirata. Per dire un episodio, oggi il teatro pubblico, per esempio nel teatro gestisce tutto, noi il teatro pubblico eh, in quegli anni lì lo andammo ad occupare. Aveva la sede in via Melo, lo andammo ad occupare per tre mesi, giorno e notte. Perché eh, favorisse le produzioni pugliesi. Bene, eh, sto per eh, avviare eh, un'intervista al mio grande amico Paolo Lepore, che è qui in studio e nella seconda parte di questa trasmissione eh, spero riesca ad arrivare a raggiungerci proprio Loredana Capone, in modo tale da avere da lei dei lumi, dei conforti, del sapere che cosa la Regione intende fare per quanto riguarda la promozione culturale. Pertanto pregherei la regia questa simpatica intervista fatta qualche settimana fa con il mio amico Paolo Lepore che eh, un po' ritorna su questi argomenti che ho, di cui ho parlato adesso. Paolo. Tutti e due stiamo perdendo i capelli. Beh, Tutti qual è il i problema? i capelli, perché sono bianchi. <ride> ma sono qual bianchi. è il problema? Io ho sempre avuto i capelli bianchi, fin da piccolo. Sì, ma, eh, prima ne avevi di più. Ma, ma, ma non è nessun problema. Ricordo una volta quando mi vidi allo specchio un po' di anni fa e mi ritrovai ingrassato. Sì. E qualche capello... Ma In... ma non toccare questo tasto. Perché? Ah, sì. Cioè. <ride> e mi ritrovai, mi ricordo che mi dissi lo stempiato più bello di Hollywood, Jacques Nicholson è amatissimo dalle donne ma perché lui è sicuro di sé grosso, senza capelli, lui è sicuro noi dobbiamo imparare ad amarci per come siamo a essere sicuri no, sicuri è difficile, è molto difficile vabbè, dopo questa entrata uh, sui pa sul passato sul passato parliamo del presente anche io provengo da questo settore dal settore dello spettacolo della cultura sono stato addirittura presidente di un consorzio nazionale dello spettacolo. È inutile che parliamo ah. di me, Mi faccio la battuta di Woody Allen: basta parlare di me, parliamo di, parliamo me. di te. Cosa pensi di me? <ride> Giorgio Gaslini, quando ci incontrava, Giorgio arrivava con questi cappellacci enormi: ciao, come sto?. cioè Non è come stai, ciao, come sto? Beh, passo furioso. Va bene. Spettacolo, spettacolo, cultura, mh, viviamo un'epoca triste, un'epoca in cui lo spettacolo è maramaldeggiato, tu dopo aver fatto un'intera stagione l'anno scorso di concerti alla, sul piazzale del castello, allo Sheraton, allo Chauville, eh, i 40 anni del Yugutugu, eccetera, eccetera, 50 anni, anni degli Yugutugu e 40 anni dell'orchestra, della gestione di orchestra. Finalmente 1350 euro. <ride> è pazzesco, è pazzesco. Guarda, ma eh, Miki, non parliamo di soldi, non parliamo perché è vergognoso. Parliamo di glorie di glorie, <ride> glorie. Sì. Sì. E la Gest di Orchestra. La Gest Studio Orchestra, eh, da, quant anni, da quanti anni è presente in questa città, in questa regione? Beh, La di Orchestra, proprio ieri c'è stato un articolo sulla gazzetta no, un po' di giorni fa. Eh, eh, per festeggiare il 40 e questa stagione qui 76, o dal 76 al 2016, è, è giusto eh, il, le, le, gli anni, sono gli anni del 40 e quindi siamo in piedi da 40 anni con la di Orchestra, una formazione unica in Italia quando nacque, poi si sono nate altre, altre orchestre però noi abbiamo tenuto in piedi questo, questo progetto un progetto molto importante per la nostra regione ecco. io ti sto seguendo e siamo amici da un secolo da quando tu eri eh, presidente tu presidente, eh, ero presidente e devo, devo ammettere che sei un grande trascinatore un grande animatore tutti questi musicisti che altrimenti non avrebbero modo di potersi esprimere perché tu sei stato direttore di conservatori, sì, direttore di orchestra, eccetera, secondo. eccetera. Eh, gli dai voce, gli dai voce e li, dove è possibile. Eh, perché ricevi un sacco di quattrini dalla regione. <ride> dai pazzire, dai pazzire. No, non è, non io ho detto prima non parliamo di soldi. Eh, io potrei sottolineare una cosa, Siamo, sono 40 anni che facciamo attività ufficiale di concerti e, e purtroppo la nostra classe politica è assolutamente ignorante, io parlerei di ignoranti, ma senza cattiveria, ignoranza perché non si rendono conto di quanto è importante un'orchestra, di quanto è importante un coro, parliamo di coro, di quanto è importante la comunità, di quanto è, imp è importante promuovere i giovani, non lo sanno. Si riempiono le parole di chiacchiere, ma non si rendono conto realmente. Noi, per, per mettere su un progetto, Michi, lo proviamo, lo, lo pensiamo, lo studiamo, lo realizziamo. Nel, in questo prossimo concerto, nel concerto, abbiamo la formazione della Big Band, abbiamo dei ragazzini di 11 anni che suonano in orchestra, ma una formazione unica. E non viene capito questo, non viene capito. Quindi non parliamo di soldi, questo, quest'altro, quest'altro. Purtroppo noi siamo dietro alla formazione, alla musica, con entusiasmo, con quelle gli altri guadagnano soldi. Questa è una cosa importante. Abbiamo fatto insieme anche un sacco di iniziative, per esempio negli anni Ottanta. Io, per negli anni Ottanta, ho gestito per dieci anni il Castello Svevo. Come no? Eh, abbiamo fatto i piazze e Castelli di Puglia, il palcoscenico in Puglia, nei centri storici, Bellissimo, eccetera, eccetera. Cose, cioè. eh, mh, valorizzando la regione e i beni culturali. E si dice la cultura non dà da mangiare. Noi stiamo in una regione, in una regione bellissima, favolosa, con tanti dei beni culturali, eccetera, dove uniti a delle iniziative come quelle che fai tu e eh, che si sono fatte anche nel passato potrebbero veramente richiamare un sacco di gente, un sacco di eh, turismo anche. Il, tu, la Puglia sta crescendo sul turismo dopo la Sardegna o addirittura ha superato la Sardegna. Certo. La Puglia sta richiamando turisti da tutte le parti eh, d'Europa, del mondo. Certo, certo, no? È un, un grande sviluppo. Solo che non viene sostenuto realmente. Si mettono su delle sigle, la regione, questo, quest'altro, la città metropolitana di Bari. Io non vedo questa città metropolitana. Ormai sono due anni che siamo qui dietro alla nostra città, ma vedo i teatri ancora chiusi, e vedo i teatri, i cinema che chiudono. Noi avevamo dieci sale da concerto, ma i, i, i primi anni che ne so, del secolo probabilmente, avevamo sale da concerto enormi che funzionavano tutti. Abbiamo il Teatro Petruzzelli meno male riaperto, ma con grandi guai, con grandi tragedie legate a storie politiche sballate, storie politiche sballate. Va bene? E lo dobbiamo risolvere questo problema del petruzzelli. Abbiamo un'orchestra sinfonica di Bari, una delle prime orchestre sinfoniche nate in Puglia, dove ho militato anch'io, un'orchestra che va salvata. È, è un fiore all'occhiello della nostra città, l'orchestra sinfonica, e va ramengo in giro nei, nelle, nelle chiese, nei, nei luoghi. L'orchestra merita un suo auditorium, ma che fine ha fatto l'auditorium di Norota? Ma che fine ha fatto il pianoforte Nino Rota che abbiamo fatto restaurare ed è lì ancora da tre anni e nessuno l'ha mai ascoltato? Abbiamo tirato fuori dei soldi noi. Lo sai, tuo cognato? Ma la città, mio cognato, che c'entra mio cognato? Un comitato, un comitato cittadino, varie associazioni, private hanno dato soldi per restaurare il pianoforte Nino Rota e lo tengono lì in conservatorio, chiuso. Noi avevamo un progetto sul pianoforte, il pianoforte Nino Rota andava in tournée a Milano, a Roma, ho chiamato tutti i musicisti italiani, erano tutti disposti a suonare le musiche di Nino Rota sul pianoforte di Nino Rota, a Milano, Roma e Bari, si è fatto niente, il pianoforte lo tengono lì dentro e probabilmente ora ci vogliono altri soldi per rimetterlo a posto. Il 6 di dicembre, San Nicola. Abbiamo anche un progetto no? sì, fatto grazie, insieme, bellissimo, bellissimo. Puglia Days with San Nicola. Abbiamo già fatto un concerto bellissimo nella Basilica il 28 maggio del 2015. Sì. <coughs> abbiamo fatto altri due concerti nel, sul piazzale della Basilica a settembre del 2015 che anticipavano questa, uh, questo progetto Puglia Days with San Nicola, dove sì. vogliamo portare le eccellenze pugliesi all'estero. No? Utilizzando come testimonian al fiere la figura di San Nicola il Santo più venerato al mondo. Il 6 di dicembre, San Nicola, tu fai un'iniziativa, mi pare. Certo, ma lo facciamo esclusivamente per il comitato Piazza Umberto, perché non è possibile che il comune. Metta in moto il Natale di San Nicola, il Natale dei Baresi, e si chiede a noi musicisti di partecipare a un bando, a un bando dove io devo organizzare le casette, devo mettere l'attacco luce, devo organizzare un albero di Natale, devo pensare alla Guardiania, devo pensare alla vendita dei popcorn, alle cose. Io sono un musicista, i musicisti devono fare i musicisti, noi dobbiamo pensare a proporre cose importanti per la nostra città. Cose importanti. Allora, guardate, io do, io con il coro del faro diamo un concerto, lo offriamo alla cittadinanza gratuitamente, cosa che io non sopporto, gli spettacoli vanno sempre pagati. Gli artisti vanno sempre pagati. Gli artisti, gli spettacoli e tutta la struttura, perché vi assicuro che mettere su un progetto musicale con un, un, un coro di 100 persone vi assicuro che costa. Noi lo facciamo spontaneamente, con molto amore, per il comitato Piazza Umberto, questa piazza che è diventata ormai una latrina, una vergogna della nostra città, al posto di essere un fiore all'occhiello. Ok. Grazie Paolo e auguri per la tua attività. Paolo Lepore ci ha già raggiunto, eh, nella seconda parte di questo programma eh, ne parleremo con lui, eh, nell'auspicio che eh, riesca a raggiungerci anche eh, un, un contraltare, cioè Loredana Capone, l'assessore al turismo, alla cultura della, della regione. Eh, io naturalmente vi invito se volete a telefonare, perché questa è una trasmissione che si legge anche sulle telefonate eh, del pubblico, telefonare ad Antenna Sud allo 080 502 4642. Per cui pregherei adesso la regia di mandare la pubblicità e per poi iniziare la seconda parte dello spettacolo.